Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Handy and Made. Oggi vi presenteremo il lavoro che avete visto in anteprima ed in copertina, che è questa splendida canotta molto traforata che abbiamo realizzato a mezza manica. In realtà molto semplicemente, senza fare diminuzioni o aumenti, si può allungare la manica anche fin sotto il gomito per creare invece una canotta con la manica a tre quarti. Il punto è molto lavorato, ma al contempo veramente semplice da realizzare. Per questo lavoro utilizzeremo il filato Iggy di Tessiland.com e l'uncinetto numero 4. Per consentirvi di utilizzare un filato equivalente, vi diamo anche le caratteristiche. Allora, ogni gomitolo è di 50 grammi ed è lungo 125 metri. Per una taglia L noi abbiamo utilizzato quasi 6 gomitoli. La casa consiglia l'utilizzo dell'uncinetto 2,5-3, come vi ho detto noi invece utilizzeremo l'uncinetto numero 4. È un filato ritorto 100% cotone che viene venduto in svariati colori. In particolare noi abbiamo utilizzato questo rosa antico, che è il colore 70-40. La particolarità di questo capo è dato sia da questo punto traforato molto bello, molto particolare, ma anche dal fatto che abbiamo lavorato il davanti e il dietro uniti in un unico pezzo, lasciando solo lo spazio per far passare la testa. In realtà, lavorando tutto unito, questo lavoro si presta benissimo ad essere una magnifica stola estiva. Invece noi a un certo punto, poi vi farò vedere come ho fatto, abbiamo lasciato lo spazio per la testa. Questa è una canotta di taglia ML che ha le seguenti misure: il davanti e il dietro sono lunghi 55 cm, la larghezza è di circa 45 cm, per la testa abbiamo lasciato quasi 30 cm di spazio. Quindi di conseguenza a destra e a sinistra sulle spalle abbiamo lasciato circa 7 cm, quindi c'è un bello scollabarca che rende agevole l'indosso. Per quanto riguarda la manica invece abbiamo fatto proprio un accenno di mezza manica. Dopo assembleremo la manica al resto della maglia. Abbiamo dato una larghezza di circa 32-34 cm, quindi questa parte gira attorno al braccio, ed una lunghezza di 18 cm. Date le coordinate, non ci resta che far vedere come seguire questo punto e dopo come assemblare i vari pezzi. Questo lavoro si esegue lavorando con un multiplo di 8 più 1. In particolare, per raggiungere 45 cm di larghezza io ho lavorato 12 moduli, quindi ho fatto 12 per 8 più 1. In questo caso io lavorerò un campione più piccolo. Ho fatto 24, quindi il multiplo di 8 più 1, e aggiungo ancora 2 catenelle, filo sull'uncinetto, torno indietro, 1, 2, 3, nella quarta catenella vado a fare una maglia alta. Dopodiché faccio 5 catenelle, conto 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4 e 5 che non devo lavorare, e nella sesta vado a fare una maglia bassa. Nei due punti successivi faccio ancora una maglia bassa e una maglia bassa, quindi 3 punti, 3 maglie basse, ancora 5 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 5 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, 5 che non lavoro, nella sesta entro e vado a fare una maglia alta. Ancora così nei due punti successivi, quindi un'altra maglia alta e una terza maglia alta. Vado avanti così alternando maglia bassa e maglia alta con le 5 catenelle fino a che non raggiungo la fine del giro. Alla fine faccio le ultime 5 catenelle e vado a chiudere il giro così come l'ho iniziato, quindi ho iniziato con le maglie alte, finirò
con 2 maglie alte, quindi salto i 5 punti di base e finisco con 2 maglie alte. Questo è il mio primo giro. Allora, iniziamo con le maglie alte, finiamo con le maglie alte e intervalliamo al centro con 3 maglie basse, 5 catenelle, 3 maglie alte. Proseguiremo con 3 maglie basse, 5 catenelle, 3 maglie alte fino ad esaurire il numero delle catenelle che ci serve per la nostra larghezza. Secondo giro, 3 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta in corrispondenza della seconda maglia alta. La prima è sostituita dalle 3 catenelle. 5 catenelle, visto che in questo caso ho la maglia alta, farò 3 maglie alte, tutte sopra le 3 che ci stanno nel giro precedente. 1, 2 e 3. Ancora 5 catenelle e in corrispondenza dei 3 punti bassi vado a fare sopra altri 3 punti bassi. 2 e 3. Finisco il giro facendo le ultime 5 catenelle e, visto che ho le maglie alte, finisco proprio chiudendo con le ultime 2 maglie alte. Visto che qua ho le 3 catenelle di avvio, la maglia alta la prendo nella terza catenella, quella superiore, e chiudo il mio secondo giro. Faccio 3 catenelle e inizio il terzo giro. Il terzo giro è esattamente uguale, quindi facciamo 2 maglie alte, 3 maglie catenelle, 3 maglie basse, 5 catenelle, maglia alta, catenelle e maglia alta, e così via. Lo ripetiamo esattamente. Finito il terzo giro, che è esattamente uguale al secondo, ci troviamo in questa situazione che abbiamo incolonnato per 3 volte gli stessi punti, da un lato le maglie alte e dall'altro lato le maglie basse, alternandole. Dobbiamo cambiare la lavorazione eseguendo l'esatto opposto per i prossimi 3 giri. Quindi facciamo una sola catenella, giriamo il lavoro e facciamo 2 maglie basse in corrispondenza delle 2 maglie alte che avevamo all'inizio. 5 catenelle e poi sopra le maglie alte facciamo le maglie basse, maglie bassa per 3 volte. 5 catenelle, ci troviamo ora sopra le maglie basse. Che facciamo? Facciamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 5 catenelle, alterniamo sempre la lavorazione. Avendo chiuso i 3 giri precedenti con le maglie alte, chiudiamo con 2 maglie basse, una sempre nella terza catenella. Una catenella, giriamo il lavoro e ripetiamo questo giro, che è fatto al contrario dei precedenti, per un totale di 3 volte. Quindi proseguiremo sempre in questo modo. Faremo 3 giri dove abbiamo maglie alte e maglie basse, dopodiché faremo altri 3 giri dove abbiamo maglie basse e maglie alte, e così via. Guardate, il risultato finale è esattamente questo. Questa tela si viene a creare con queste catenelle che sono in parte in diagonale da un lato e in parte in diagonale dall'altro lato, proprio perché lavoriamo a gruppi di 3 giri dove si alternano 3 volte le maglie alte, 3 volte le maglie basse, 3 volte le maglie alte e così via. In questo modo tutto il reticolato viene più mosso, più movimentato. Io ho eseguito un totale di 68 giri sul davanti e 68 giri sul dietro per raggiungere 55 cm. Per la lavorazione della manica invece ho eseguito il multiplo per 8 volte, sempre più 1, e per un totale di 20 giri. Vi spiego come eseguire lo scollo al centro che abbiamo tra il davanti e il dietro. Abbiamo detto che lavoriamo il davanti per 68 giri. Al giro numero 69
Noi lavoriamo secondo il nostro lavoro, quindi l'alternanza di catenelle, maglie alte, maglie basse, 18 maglie. Dopodiché saltiamo 61 punti facendo 61 catenelle, semplicemente delle catenelle. Ci riagganciamo lavorando le ultime 18 maglie secondo quello che dovevamo lavorare, quindi maglie basse, catenelle, maglie alte e così via. Nel giro successivo, al posto delle 61 catenelle, continuiamo la lavorazione a maglie alte, a catenelle e a maglie basse a seconda di quello che dovevamo fare. 61 catenelle corrispondono a 7 moduli più 5. Quindi avremo 7 per 8, 56 più 5, per questo abbiamo 61 catenelle che corrispondono all'incirca a 28-30 cm per lo scollo. Quindi vi ripeto, arrivati a lavorare 68 giri, al numero 69, dopo aver lavorato 18 maglie, saltiamo 61 maglie sottostanti facendo semplicemente delle catenelle e chiudiamo il giro facendo le ultime 18 maglie. Al giro successivo riprendiamo la lavorazione normalmente e quindi sulle 61 catenelle continueremo a lavorare secondo l'alternanza che ci siamo dati. Con 61 catenelle saltate abbiamo uno scollo di circa 28-30 cm per lato. Per quanto riguarda invece l'assemblaggio, la prima cosa da fare è mettere le maniche. Quindi, avendo aperto sul piano tutta la lavorazione del davanti e del dietro, giusto a metà in corrispondenza dello scollo, dobbiamo attaccare le maniche. Abbiamo detto che ogni manica è larga 34 cm, quindi avremo 17 cm verso il davanti e 17 cm verso il dietro. Facciamo una cucitura con l'uncinetto lungo i laterali della manica e del davanti e del dietro. Dopodiché piegheremo esattamente a metà la maglia e cuciremo il laterale davanti e dietro della maglia e sotto le maniche. A questo punto la nostra maglia sarà finita. Se la vorremo completare, potremo fare un giro di punti bassi o un giro a punto gambero sullo scollo per dare maggiore sostegno e una maggiore rifinitura. Abbiamo quindi assemblato la manica al corpo della canotta con un punto invisibile da fare al rovescio con l'uncinetto. Semplicemente cuciamo a maglia bassissima o a maglia bassa, come ho spiegato in tantissimi altri tutorial. Questo è lo scollo che poi alla fine ho deciso di non rifinire né con il punto basso né con il punto gambero, perché la canotta mi piace, è bella, veramente bella così. A questo punto il nostro tutorial è finito, come al solito spero vi sia piaciuto e sia un'utile fonte di ispirazione per i vostri futuri lavori. Ricordatevi di sostenerci con un mi piace, di iscrivervi al nostro canale e se vorrete continuare a seguirci senza perdere nessun tutorial, attivate la campanella. Buon divertimento!